Prima della partita sapevamo benissimo che la sconfitta nel derby sarebbe stata un'altra mazzata forte per tutti noi, e vincerlo potrebbe darci uno slancio importante, che poi però insomma si conclude il momento in cui non affronti con la testa giusta Pilsen, Empoli, Spal, eccetera, eccetera. Insomma, grosso slancio sì, molto, molto importante risultato, ma c'è da pedalare, continuare a pedalare, perché era presto prima per dichiararci morti e molto molto presto adesso per vedere tutta la sessione. Cosa avete sbloccato soprattutto mentalmente questa partita? Guarda, io ero già contento contro il Frosinone, perché queste partite in momenti così critici di solito soffri sempre, fai fatica, noi l'abbiamo sbloccata presto, l'abbiamo gestita bene. Tutti dite che col Frosinone è facile, ma col Frosinone non è facile, come non è facile col Chievo o col Bologna. Però insomma, se il mister ha detto che sarà una partita da uomini, io mi voglio accodare, perché questa è una squadra formata da uomini e alcuni sono giovani e vanno aspettati magari due o tre partite di più, ma prima o poi escono fuori. Al di là di questo c'è stata anche una grande prestazione secondo me a livello tattico, a livello di intensità, quello però insomma fa parte di quello che è il risultato e lo svolgimento della gara. Deve essere un derby vinto col cuore, col carattere, è una vittoria a scacciacrisi, quindi? È un po' quello che ho detto adesso, insomma sì, vinto col cuore, col carattere, ma non basta il cuore e il carattere per vincere le partite, soprattutto per battere una squadra come la Lazio. Siamo stati freddi, la Lazio è una squadra che ti aspetta e poi dopo ti riparte, ti fa male, ha giocatori fortissimi, abbiamo visto in campionato già quest'anno partire male, poi è stato un rullo compressore, quindi avevamo quel giusto pizzico di paura anche della Lazio, sapendo che era una partita delicata anche per loro. Però si è visto qualcosa in più in questa partita rispetto a quelle precedenti, accusato il Frosinone, quello che vi si è accusato? Ha tolto il Frosinone, però non è corretto, perché il Frosinone è stata un'altra partita. Il Frosinone con la Juve ha perso l'81esimo, l'82esimo se non sbaglio, tutto che in casa e fuori casa cambia, però già ho visto qualcosa lì, se vogliamo parlare, analizzare proprio il discorso tecnico-tattico. Certo che riconfermarlo contro la Lazio, che è la squadra più forte del Frosinone, in un ambiente particolare, in un momento anche di stress più alto, è ancora più importante.